chi è Duke Tot, la modella di colore che somiglia ad una Barbie. Sulla home di Twitter appare l'immagine di una visione meravigliosa, una Barbie, una Venere nera che incanta il web. Chi è? Forse è davvero una bambola? No, si tratta della modella di colore Duke Tot, una splendida 21enne afro-australiana. Duke Tot, dall'Australia con furore a incantare New York. Se dovessimo rispondere alla domanda chi è Duke Tot, la prima risposta che potremmo dare, ovviamente, è modella. Ma la sua bellezza, simile a quella di una Barbie, il suo charme innato e meraviglioso di una splendida ragazza di colore la rendono molto più che una semplice indossatrice. Lei è unica nel suo genere. Talmente meravigliosa da sembrare una Venere nera, una dea della bellezza sorta dalle acque africane, ma cresciuta in Australia. Perché e chi è veramente Duke Tot? Innanzitutto il suo nome di battesimo è Nia Duck, poi trasformato nel frizzante e musicale Duke, ma era quello il nome originale che i suoi genitori avevano pensato di darle appena nata. E anche loro, i suoi familiari, hanno un ruolo molto importante per la sua vita. E per la sua bellezza ovviamente, perché questa pelle d'ebano, questo incarnato nero e luminosissimo unico nel suo genere lo deve al Sudan del Sud, la terra dove sono nati e cresciuti mamma e papà e da dove, a causa della guerra, sono dovuti scappare un anno prima della sua nascita. Li ha accolti un paese dalla terra rossa e di fuoco, l'Australia, dove Duke è cresciuta mantenendo saldi valori e tradizioni africani, ma con un grande sogno nel cassetto. Lavorare nel mondo della moda. A quanto pare i geni di famiglia sono davvero divini, anche la sorella più grande, a 15 anni, comincia subito a lavorare come modella e lei la segue, aprendo i suoi grandi occhi scuri e profondi su un mondo che l'ha subito conquistata totalmente. Un mondo a cui voleva appartenere. La sua prima apparizione in un fashion contest? A 17 anni, quando partecipa ad Australia's Next Top Model, un format creato e fortemente voluto dalla grande modella e attrice Tyra Banks, al comando delle edizioni americane. Non avevo idea di cosa stessi facendo, ha ammesso Duke in un'intervista, ma era la prima volta che posava per servizi fotografici e non c'è da stupirsi. Tuttavia la sua bellezza e il suo talento sono nettamente visibili già agli esordi e la sua passerella verso il successo l'ha portata velocemente a New York, dove vive tuttora. Duke Tot e i successi in USA. Avere questa bellezza da Barbie nera e un talento innato a volte non è sufficiente per raggiungere i propri obiettivi. Ma Duke Tot ha tutte le carte in regola, perché ha un sogno. E una determinazione fuori dal comune per una ragazza così giovane. Quando ho iniziato pensavo che un giorno avrei lavorato con Pat McGrath e indovinate un po'. Il suo primo lavoro, una volta approdata a New York, è stato proprio con la famosa make-up artist. Uno dei successi più recenti avendo soltanto 21 anni possiamo solo pensare che non siano assolutamente gli ultimi fa parte dei suoi sogni di adolescente, lavorare con un'icona della musica che ha sempre ammirato, Rihanna. Per la cantante barbadiana ha prestato lo splendido viso d'ebano per la sua linea di trucchi Fenty Beauty, un successo incredibile ottenuto anche grazie alla mitica bellezza della Barbie nera che ha incantato il web, Duke Tot.